Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi mostro come possiamo risparmiare energia elettrica e quindi risparmiare sulla bolletta con un semplice progetto fai da te. Infatti quest'estate ho costruito, spendendo molto poco, un misuratore di consumi smart che ci consente di misurare il consumo energetico di tutta la nostra casa e di vederlo da un'app sul cellulare. Questo secondo me è essenziale se vogliamo iniziare a risparmiare energia elettrica, perché ci consente di sapere quanta energia stiamo consumando in un preciso momento e quanta ne abbiamo consumata nei vari giorni della settimana, in modo da renderci conto di ciò che consuma di più e magari anche dei piccoli consumi di cui non ci accorgiamo. Il dispositivo che ho costruito utilizza una semplice pinza amperometrica e un trasformatore per misurare con precisione l'energia consumata in wattora, oltre a tensione, corrente, frequenza e fattore di potenza. Attraverso il Wi-Fi i dati vengono inviati all'app di Home Assistant, da cui possiamo vedere anche i grafici con l'andamento del consumo di energia nel tempo. Come ciliegina sulla torta ho aggiunto anche un piccolo display per visualizzare i dati che vengono rilevati. Il progetto è abbastanza semplice e soprattutto non richiede di fare grandi modifiche all'impianto elettrico. Ma ora iniziamo! Questo video è sponsorizzato da JLC PCB. JLC PCB è un produttore professionale di circuiti stampati personalizzati che realizza le tue PCB in sole 24 ore a partire da appena $2. JLC PCB offre anche molti altri servizi, tra cui la stampa 3D con diverse tecnologie e materiali e l'assemblaggio dei componenti sul circuito stampato, in modo da averlo subito pronto da utilizzare nei nostri progetti. Per ordinare i circuiti stampati basta andare sul sito di JLC PCB, caricare i file Gerber e selezionare diversi parametri per visualizzare le anteprime della PCB e procedere con l'acquisto. Passando dal link in descrizione potete ottenere un codice sconto di $80 sulle vostre PCB. Quando ho iniziato questo progetto tutto sembrava molto semplice. Prendo una pinza amperometrica, la collego a un SP32 e ho i dati del consumo di energia direttamente in Home Assistant. Il problema è che non funziona proprio così. Infatti, dopo un po' di ricerche ho capito che misurare l'energia in corrente alternata è molto più difficile rispetto a misurarla in corrente continua. Per farla breve, in corrente continua, per ottenere il consumo in watt è sufficiente moltiplicare la corrente per la tensione. Invece, in alternata bisogna tenere conto del fattore di potenza, che varia in base al tipo di carico. Qui le cose si complicano parecchio, e devo ammettere che in questa fase stavo per abbandonare il progetto. Dopo qualche giorno, un po' per caso, cercando su AliExpress ho trovato la soluzione, che dopo circa una settimana è arrivata in questo pacco. Dentro abbiamo dei prodotti di Jiangxi'an Meters, un'azienda cinese che produce dei moduli per misurare l'energia molto interessanti. In particolare per questo progetto useremo il modulo JSY-MK194G. Nella scatola abbiamo il modulo e la sua pinza amperometrica, che ci consente di misurare la corrente che scorre su un cavo. Sulla scheda c'è anche un piccolo trasformatore per misurare in sicurezza la tensione di rete, e un'altra pinza amperometrica per misurare la corrente su un secondo circuito, anche se per questo progetto non la useremo. Sull'altro lato abbiamo alcuni circuiti integrati che, partendo dai valori rilevati dalla pinza amperometrica e dal trasformatore, calcolano con precisione la potenza assorbita insieme ai valori di tensione, corrente, frequenza e fattore di potenza. Questi dati possono essere letti da un Arduino o un SP32, usando i pin TX ed RX per comunicare con la scheda attraverso il protocollo Modbus. È qui che entra in scena l'altro pezzo fondamentale per questo progetto, una scheda ESP32. Usando la connessione Wi-Fi, questa scheda ci consentirà di inviare i dati misurati a Home Assistant per vederli dall'app. Per fare un test della comunicazione tra l'SP32 e il misuratore di energia, ho collegato 4 cavi jumper ai morsetti sulla PCB. Con questi cavi ho collegato VCC e ground all'alimentazione a 3.3V dell'SP32, il morsetto TX al pin 16 e il morsetto RX al pin 17. Poi ho preparato una prolunga, o meglio una procorta, con una spina, una presa e 3 cavi per fase, neutro e terra. Con dei morsetti ho derivato 2 cavi da fase e neutro, che ho collegato ai morsetti L e N del misuratore di energia. Come ultima cosa ho installato la pinza amperometrica sul cavo della fase che va alla presa. Prima di accendere il tutto dobbiamo connettere l'SP32 a Home Assistant usando l'SP Home.
e SP Home supporta direttamente il protocollo Modbus che utilizza il misuratore di energia, quindi il codice è abbastanza semplice. In ogni caso, visto che parlare del software è sempre un po' noioso, se vi interessa la configurazione di Home Assistant vi lascio una guida scritta dettagliata qui sotto in descrizione. A questo punto ci rimane solo da dare alimentazione all'SP32 e facendo molta attenzione attaccare la spina. Sull'app di Home Assistant vedo la tensione della rete rilevata dal modulo e la frequenza della corrente alternata, che come dovrebbe è di esattamente 50 Hz. Ora dobbiamo provare a collegare al circuito un carico. Per prima cosa ho provato con un faretto alogeno da 120 W. Con il faretto collegato sull'app vediamo anche la corrente in ampere e la potenza consumata, che è di circa 120 W. Per calcolare la potenza, il modulo misura anche il fattore di potenza, che con un carico completamente resistivo come una lampadina incandescenza è uguale a 1. Per fare un'altra prova ho collegato un aspirapolvere. In questo caso la potenza è di circa 260 W e vediamo anche che essendo il motore un carico induttivo il fattore di potenza è più basso. Ora che sappiamo che l'idea di base funziona, dobbiamo trasformare questo groviglio di cavi in un qualcosa che assomiglia di più a un prodotto finito. Per prima cosa ho tagliato un pezzo di 1000 fori, su cui ho saldato l'SP32 usando dei connettori jumper. Di fianco all'SP32 ho messo un connettore jumper a 4 pin per montare un display su cui verrà visualizzata la potenza assorbita, la tensione, la corrente e lo stato della connessione al Wi-Fi. Il display che ho scelto è un piccolo schermo OLED con comunicazione quadro C, che costa molto poco e secondo me aggiunge qualcosa al prodotto finito. Poi ho messo sulla scheda un connettore JST a 4 pin per collegare il misuratore di energia e due morsetti con positivo e negativo per alimentare l'SP32 a 5 V. Una volta che tutti i componenti erano saldati, ho fatto i collegamenti sotto alla scheda seguendo lo schema elettrico. Per i collegamenti ho usato del filo di rame rigido saldato a stagno e dei cavi con la guaina in silicone. E finalmente la scheda è pronta. L'ultimo pezzo che ci serve è un alimentatore a 5 V per l'SP32. Quello che ho scelto è molto compatto e ha semplicemente due cavi per l'ingresso e due per l'uscita. Ora che tutti i componenti erano pronti, ho disegnato una scatola per montare il tutto da stampare in 3D. Come sempre ho dedicato un po' di tempo al disegno per curare l'aspetto estetico del progetto. Per la stampa 3D ho scelto del PLA verde per la scatola e grigio per il coperchio. In alternativa si può usare qualche trucco con l'editing video per far uscire i pezzi direttamente dallo schermo. In ogni caso, ora che abbiamo la scatola stampata, possiamo assemblare tutto il progetto. Per prima cosa ho messo degli inserti filettati a metà in tutti i fori della base usando il saldatore a stagno. Poi ho posizionato la scheda con l'SP32 nella scatola e ho segnato la posizione per fare due fori per poterla fissare agli inserti filettati con delle viti. Con delle altre viti ho montato anche la PCB del misuratore di energia e l'alimentatore a 5 V. Passando ai collegamenti elettrici, ho collegato positivo e negativo dell'alimentatore ai morsetti della 5 V per l'SP32. Poi ho collegato all'SP32 anche ground, VCC, TX ed RX del misuratore di energia. Da ultimi ci rimangono i collegamenti per la parte 230 V. E per questi vi voglio ricordare che la tensione di rete può essere molto pericolosa, quindi fate sempre molta attenzione e fate tutto a vostro rischio. Per collegare il misuratore di consumo a una presa elettrica ho recuperato questo cavo con la spina a due poli, che ha un gommino che si innesta perfettamente nel pezzo stampato in 3D. Ho unito fase neutro del cavo di alimentazione con l'ingresso dell'alimentatore e li ho collegati ai morsetti L e N del misuratore di energia. I collegamenti sono finiti e vedere i cavi così ordinati mi dà sempre una grande soddisfazione. Ora ci rimane da montare il coperchio, che ha un'apertura su cui ho incollato il display. Per collegarlo alla scheda ho creato una piccola prolunga con dei connettori jumper e dei cavi. Finalmente ho chiuso il coperchio con 4 viti. Ed ecco qui il nostro misuratore di consumi pronto. Alla fine anche l'estetica del progetto mi piace abbastanza, con un motivo a onde sul davanti e per le scritte sul display lo stesso font della mia sigla.
l'ultima cosa da fare è installare il nostro misuratore di consumi in casa. Volendo misurare i consumi di tutto l'appartamento, per prima cosa ho individuato i cavi che vanno dal contatore al quadretto che ho in casa. Nel mio caso passano da una scatola a muro che è proprio sotto al quadretto. Una volta individuato il cavo principale della fase, ho montato la pinza amperometrica, che essendo apribile non richiede di scollegare il cavo. Per fare un test ho collegato il misuratore di consumi a una presa, e come vedete sul display già vediamo il consumo in watt, la tensione e la corrente che scorre sul cavo. Per un'installazione più definitiva ho tirato il cavo della pinza amperometrica attraverso un corrugato per circa 3 metri. Per farlo arrivare nell'armadio dovrò anche lo switch della rete LAN. Qui ho montato il misuratore di consumi sulla parete con un tassello, ho collegato il cavo della pinza amperometrica e finalmente ho attaccato la spina. Ormai è passata una settimana e finora non è esploso nulla. Nel frattempo ho creato una dashboard per Home Assistant in cui vedere, oltre al consumo di energia istantaneo, anche un grafico con il consumo giorno per giorno e uno per vedere l'andamento del consumo lungo un intero anno. In più ho inserito un grafico con i consumi nelle ultime 24 ore, con anche il valore minimo e massimo di potenza assorbita. Per i più nerd ci sono anche i valori di tensione, corrente, frequenza e fattore di potenza. Osservare i dati sul consumo di energia può essere molto interessante. Ad esempio ho scoperto che il consumo medio in una giornata è intorno ai 6 kWh, mentre il consumo minimo che si raggiunge quando tutto è spento è di circa 60 W, dovuti a tutti i dispositivi elettronici che sono collegati 24 ore su 24, come ad esempio il router della fibra. Come avete visto, nel mio caso ho misurato il consumo di energia dell'intera casa, ma se avete un impianto elettrico diviso in più sezioni può essere molto utile misurare il consumo di ogni sezione, ad esempio luci o elettrodomestici. In particolare, del modulo per misurare l'energia che ho usato per il mio progetto esiste anche una versione con due pinze amperometriche anziché una, che quindi consente di misurare l'energia su due canali diversi. E quindi anche questo video finisce qui, e come sempre vi ringrazio di averlo guardato fino alla fine. Se vi interessa l'elettronica, date un'occhiata al mio canale e magari iscrivetevi. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.